Arriva l'Albino Leffe che è ultimo in classifica, ha perso 9 partite di fila, eppure lei l'ha definita la partita della vita. Come mai? La partita della vita per la nostra classifica, la partita che dietro la stessa ci sono una miriade di difficoltà, e perché me lo dice tanti anni di calcio, tanti anni di gavetta, tanti anni di aver sopportato e assaporato il marciapiede. Quindi intanto loro sono una buona squadra e la classifica non gli rende onore, e sicuramente il loro comportamento non è da squadra da avere 10 punti, perché hanno giocatori importanti, cioè Pesenti, Momenti, adesso hanno preso Sibales, Corradi, Moi, Salvi, sono giocatori importantissimi. Salvi per esempio è un giocatore che io rincorso, un giocatore che ritengo molto molto forte, per dirle una con grande schiettezza. E quindi è normale quando giochi contro una squadra dove in questo momento noi forse è la prima partita che abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare. Se vinci non hai fatto nulla, se perdi potrebbe essere, ma come, si è perso contro una squadra che ha 10 partite, quindi è difficile per una squadra come la mia, che fa la fase adrenalinica, che fa diciamo dell'approccio, della cattiveria agonistica, una delle armi forse più notevole. Questo è per quanto concerne proprio la gara. Poi la partita della vita, perché potrebbe, se dovessimo vincere, fare un passo importantissimo verso questo traguardo della salvezza. Ecco perché l'ho definito una partita della vita, e dovremmo essere supportati, aiutati in maniera forse con più convinzione, con più forza rispetto a tutto quello che in questo momento il popolo di Arezzo ci ha dato, perché se noi abbiamo fatto tanti punti io ritengo che molti sono i loro, e quindi domenica ci devono dare una mano nel riscaldamento. Quando la squadra scende in campo vorrei vedere una curva quasi piena, proprio per darci spinta, per aiutarci a far sì che domenica l'Arezzo insomma possa raggiungere i 30 punti, che sarebbe veramente tanta tanta roba. Il calcio giocato va in parallelo con il calcio mercato, no mister? È arrivato Guidi, ci sono dei problemi per il tesseramento di Vanin che non dipendono dall'Arezzo, e adesso manca un attaccante. Quando arriva? No, i problemi di Vanin purtroppo sono speriamo che non siano lunghissimi, altrimenti dobbiamo prendere una decisione. Il ragazzo doveva venire tramite il Parma, vale a dire il Nova Gorica, doveva restituire il giocatore al Parma e il Parma darcelo a noi. A Parma hanno qualche problema per quanto concerne gli extracomunitari, quindi non hanno il posto per prenderlo e poi per girarlo a noi in prestito. Quindi deve avvenire direttamente dal Nova Gorica, i tempi si stanno allungando in maniera notevole, quindi ho qualche timore, insomma, speriamo di risolvere. Sicuramente non dipende da noi, dipende dal Nova Gorica, dipende dal Parma, però ci auguriamo che tutto si possa risolvere. Per quanto concerne la punta la prenderemo senza ombra di dubbio, con tranquillità come abbiamo fatto fino a questo momento, sicuramente prenderemo un attaccante.